Bentornati nella mia cucina, amici. Oggi prepareremo carbonara con carciofi. Questo piatto nasce dall'estro di un cuoco romano che ha avuto l'idea di aggiungere carciofi alla classica carbonara. Andiamo a vedere gli ingredienti che serviranno per creare questo piatto. Serviranno 3 carciofi, 400 g di spaghettoni, 250 g circa di guanciale, tagliato a fette da circa 2-3 mm, 5 torli d'uovo, 40 g di pecorino romano grattugiato e per finire 40 g di parmigiano reggiano grattugiato. Iniziamo pulendo i nostri carciofi. Dobbiamo togliere le foglie esterne che risultano troppo dure, fino ad arrivare alle foglie più morbide. Lo capirete toccandole con le dita. Andiamo a tagliare la punta. E tiriamo via il gambo. Ripuliamo per bene il nostro carciofo. Con la punta di un coltello ricordiamoci di andare a togliere la peluria interna, chiamata barba, perché altrimenti in bocca risulterebbe molto fastidiosa. Una volta puliti, metteremo a bagno i nostri carciofi in acqua acidulata col limone per evitare che anneriscano. Non ci dimentichiamo i gambi. Anche questi ultimi ricordiamoci di metterli a bagno. Passiamo al guanciale. Dovremmo avere l'accortezza di tagliare in questo modo alcune fette di guanciale che poi ci serviranno per la guarnizione del piatto. Solo alcune fette. Passiamo ai fornelli. Andiamo a rosolare il guanciale. Padella sul fuoco, fuoco dolce, e iniziamo a distribuire le fette per la padella. Quando sono belle dorate, le togliamo dalla padella e le mettiamo ad asciugare su carta assorbente. Tagliamo a julienne i nostri carciofi, abbastanza sottili. Anche i gambi li taglieremo a rotelle abbastanza sottili. Mettiamo a cuocere i carciofi direttamente nella padella dove abbiamo rosolato il guanciale. Regoliamo di sale e regoliamo di pepe. I carciofi dovranno rimanere abbastanza croccanti, quindi li faremo cuocere per circa 10, massimo 15 minuti. È arrivato il momento di creare la granella di guanciale. Queste le lasciamo da parte per l'impiattamento, le avevamo tagliate all'inizio e le lasciamo da parte. Queste le andiamo a sminuzzare. È
Ecco pronta la nostra granella di guanciale. Questa sarà la parte croccante del nostro piatto. Occupiamoci delle uova. Aggiungiamo formaggio, prima il parmigiano, poi il pecorino romano e iniziamo ad amalgamare il tutto. Deve venire una pappa abbastanza densa. Regoliamo con un po' di pepe. È quasi giunto il momento di calare la pasta. È arrivato il momento di salare l'acqua per la pasta. La saleremo poco perché già il nostro condimento è abbastanza saporito. Aggiungiamo un mezzo mestolo di acqua di cottura ai carciofi. Buttiamo gli spaghetti. Mentre aspettiamo che gli spaghetti si cuociano, vi voglio fare un paio di raccomandazioni. Per chi ancora non l'avesse fatto, vi invito ad iscrivervi sul mio canale YouTube che vedete qui sotto. Una volta iscritti, potete attivare la campanella e restare aggiornati su tutte le ricette che vengono pubblicate. Ovviamente, se queste vi piacciono, potete lasciare un like e se avete domande da fare, le potete scrivere nei commenti. Sarà mia cura rispondervi quanto prima. Agli amici di Facebook chiedo di condividere i miei video e ovviamente potete seguire le mie ricette anche su Instagram. È arrivato il momento di colare la pasta direttamente nella nostra padella. Dopo una rapida saltata, spegniamo il fuoco e aggiungiamo l'uovo. Dopodiché aggiungiamo la granella di guanciale. E lasciamo giusto un po' per l'impiattamento finale. Possiamo impiattare. Aggiungiamo un po' di granella di guanciale. A decorazione le nostre fette di guanciale croccante e una fogliolina di maggiorana. E ecco qua, carbonara con carciofi. Non mi resta che augurarvi buon appetito!